costumi di Lydia Poet. Faccio fatica a dire se sono più vicini alla fine dell'Ottocento o a Tom Ford, però in qualche modo c'era l'idea di creare un'estetica. Dare un'idea di una donna moderna, di una donna emancipata, ma senza entrare in tutti quei cliché, cioè farla un po' mascolina. Invece noi abbiamo pensato di farla sembrare molto invece femminile, anche molto appassionata di moda. Io ho passato 5 mesi stretta in un corpetto che mi ha tolto 10 centimetri di vita e di fiato, letteralmente. Giustino, però mi ha regalato una postura che era anche molto importante per il personaggio. Sai, quando indossi un abito è sempre un momento bello, perché è come incontrare il personaggio per la prima volta. Il costume fa, cioè fare una cosa vestito così ti cambia l'approccio, ti cambia tutto. Per quel che riguarda la moda maschile dell'epoca, ho cercato in tutti i modi anche di amalgamarlo il più possibile anche con il mondo di Lydia, anche abbastanza estrosi per quanto riguarda i fiocchi, gli spilloni, senza mai esagerare. Gli uomini l'abbiamo tenuti molto più sull'epoca, poi ci siamo molto bilanciati tra costumi, trucco, capelli. Non ho voluto usare parrucche. Io ho subito deciso di farmi crescere la barba e di avere la barba vera. I capelli hanno 400.000 onde. 2 ore buone di preparazione ci sono. Tanta cotonatura, tanto ferro, i miei capelli ormai non so più come siano. Abbiamo degli accessori pazzeschi. Abbiamo deciso di aggiungere questi dotai come una sorta di marchio da guerriera, no? Una cosa un po' particolare, sono proprio 2 puntini di eyeliner. Per me era importante dare a tutto il cast principale un'idea, un punto, un segno distintivo di una modernità. Era sempre un piacere vedere l'attore in quel contesto così curato, così studiato nei minimi dettagli, e inquadrare anche le location per un regista è un piacere. Torino in primis è stata una location a cielo aperto. Tutte le case di Torino comunque offrono una base importante. Abbiamo dovuto fare dei grossi interventi, soprattutto di arredamento, riportare all'Ottocento quello che l'Ottocento non era più. I props che abbiamo usato nella serie spesso sono stati acquistati o cercati negli antiquari, dalle pagine di giornale che sono state ricreate, stampate, le macchine da scrivere che erano tutte originali, come la macchina del guanto volumetrico è stata fatta costruire appositamente su delle reference di un originale. Il tribunale anche per me è stato super emozionante, molto emblematico, diciamo, nella serie. Il manicomio, la prigione, non c'è una location che non fosse spettacolare. Abbiamo girato le scene in obitorio, in una chiesa, e veramente sembrava di stare nello spazio, sembrava di stare in un altro mondo. Era il coro di una chiesa e, sai, è bello godere, no, della bravura, della professionalità degli altri, perché la maggior parte delle volte nel loro specifico, nel loro lavoro, riescono a vedere cose e fartele immaginare. Mi hanno veramente fatto rendere conto del lavoro straordinario che è stato fatto dai reparti. Io sono senza parole.